ragazzi, ciao anime belle. Oggi faccio un video di prodotti curiosi e sono tutti prodotti che mi ha regalato la mia cara dolce amica Deborah in questo bel beauty case di stoffa meraviglioso. Guardate che bello! E sono sempre regali per il mio compleanno, il mio mezzo secolo. Non mi vergogno certo a dirlo. Allora, vediamo questi prodotti curiosi. Prima cosa che vi dico è che sono prodotti tutti bio. Deborah ama i prodotti bio e mi ha voluto fare questo regalo conoscendomi, perché io sapete che prediligo quelli non bio, ma qualsiasi prodotto mi faccia qualcosa che mi faccia dire wow e che mi sorprenda in positivo, mi va bene sia bio che non bio. È una cosa che a me non interessa. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo, che io non conoscevo l'esistenza di questo prodotto e prima di utilizzarlo sono andata a vedere dei video di YouTube. Questa qui la chiamano saponetta perché ha la forma della saponetta. In realtà questa è una pietra fatta di sale dell'Himalaya. Quindi passata sul corpo, nel mio caso corpo bagnato, umido, però anche qui dobbiamo conoscere bene la nostra pelle. Io ho una pelle delicatissima e per me questo è un prodotto che fa, ma devo andarci veramente delicata sul mio corpo, perché non si usa come una saponetta, perché non deterge e non è questa la sua funzione. Va passata una volta sul corpo e rilascia sali minerali, tutto quello che può rilasciare il sale dell'Himalaya, ma fa un'azione levigante sulla pelle. Però bisogna fare attenzione perché se si ci va giù di brutto, si possono creare delle feritine. Poi, ad esempio, a me la pelle che è un po' delicata brucia un po' perché è sale comunque. E su YouTube ho visto anche che la utilizzano sul viso, che vi consigliano anche di farlo come ultimo passaggio nella doccia. No, io no, io prima faccio questo molto delicatamente, poi però mi lavo con un sapone perché devo levarmelo il sale di dosso. E io non conoscevo questo prodotto, per me è un prodotto curioso. Poi l'altro prodotto curioso, sempre perché io non conoscevo, è questo olio solido. Allora, questo è di oliosolido.com, alla vaniglia, idrata e nutre la pelle naturalmente. All'interno della scatolina si legge che dopo il bagno e la doccia, in presenza di pelle secca, rossata e poco tonica, prima della piscina, dopo la depilazione, sulle mani screpolate, smagliature, punta dei capelli, piedi, talloni, vento freddo, idrata, calma, protegge, difende, emolliente, insomma. Il burro solido è già consumato perché io l'ho usato, è così. Allora, è un burro solido, cioè lo prendete tra le mani e lui si scioglie perché è burroso. Il profumo di questo burro è bellissimo, è orientaleggiante, una vaniglia orientale incensata, è buono, sensualissimo, buonissimo, buono. Allora, l'ho provato sia sulla pelle bagnata, perché essendo un olio solido, ho pensato funziona forse meglio sulla pelle bagnata. No, e mi devo asciugare, poi uscita dalla doccia lo do. Assorbe, però è una cosa molto ricca, è un olio, quindi ha bisogno di tempo per essere ben assorbito dalla pelle. Idrata splendidamente la pelle. Mamma mia! Beh, andiamo avanti. Mi ha regalato un detergente intimo che mi ha stupita perché è dell'Argital con gel di argilla verde e
e Niauli. Scusate, non ho gli occhiali come al solito. Comunque, cosmetico naturale, bio. E questo qui l'ho provato perché, figuriamoci se io non provo dei prodotti nuovi. Allora, questo qui è balsamico. Avete presente il chili verde? Ecco, ha più un odore di medicamento, ma lascia la vostra Yolanda bella, fresca, proprio una cosa un po' come il chili verde. Io me lo compro d'estate perché d'estate fa caldo, quella sensazione di Yolanda fresca fa piacere e questo fa lo stesso effetto. È bello, 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 eh? Bello, questo mi piace, ma anche sul corpo d'estate, secondo me rinfresca molto. Ve lo faccio vedere, poi tanto qui sotto vi lascio scritto tutto, se per caso avete dei negozi che tengono questi prodotti, se volete provarlo, perché magari siete voi appassionati al bio, sapete. Poi c'era questa cremina Carezza Crema Corpo Body Cream all'olio di cotone di ON Officina Naturale. Allora, questa qui è una cremina molto leggera, ideale per la stagione estiva, quando fa molto caldo. L'odore non è invitante per niente, perché sa un po' di plastica andata male. Però sul corpo assorbe alla velocità della luce, lascia la pelle abbastanza idratata senza essere pesante e l'odore va via. Quindi, ok, quest'estate questa la metto in uso. Allora, non è la prima volta che Deborah mi regala della saponaria questi creme mani all'olio d'oliva, in questo caso rosa e karité, sono nei barattoli di latta, ma io non la uso come crema mani questa qua perché ha un profumo di rosa bellissima. Questa è una crema bellissima, come io le associo sempre a Nivea e Leo Crema, però veramente è una coccola questa data sul collo, sul décolleté. Io non riesco a darla nelle mani, mi sembra quasi di sprecarla sulle mani. Questa è favolosa, ma ha un profumo di rosa. Non so, una volta la rosa non mi piaceva, adesso sto diventando rosa dipendente, anche nei colori. Vabbè, il rosa come colore mi è sempre piaciuto sin da quando ero bambina, quindi bello prodotto. Uno shampoo che solido. Allora, questo qua è il Biber Shampoo Bar Cacao Butter e Coconut. Io l'ho provato perché sì. Allora, il profumo non è che sa di cocco, di burro, è abbastanza neutro, ecco, perché sono prodotti naturali, ma come mi ha lasciato i capelli morbidi. E puliti, puliti. Guardate, io non so se è un formato piccino, perché poi oltretutto sono andata a curiosare su internet velocemente, e ho trovato queste scatoline con lo shampoo proprio sul sito Biber. Mi sembra che le vendano in set, tipo 4-5 set di shampoo. Ma questo mi è piaciuto proprio tanto. Questo me lo tengo proprio come quella chicca ogni tanto perché mi è piaciuto. Fa schiuma, ma sulla testa ha fatto schiuma e ha pulito veramente bene i capelli. Poi c'erano dei campioni che io ho provato, usato. Allora, Inner Sense, questa marca di prodotti per i capelli biologica. Allora, io qua ho un balsamo Clarity, che è ipoallergenico, vabbè, dopo shampoo, che non mi è piaciuto perché è un conditioner che faceva schiuma sui capelli. Cioè, se fai schiuma, io ti associo più a uno shampoo piuttosto che a un balsamo. Però mi ha lasciato i capelli belli. Poi stamattina ho provato shampoo e balsamo della linea Bright Balance.
Hair Butt. Lo shampoo, che è quella viola, lo shampoo si è presentato scuro, nero, ha fatto un po' di schiuma, doveva essere purificante, sempre nel rispetto del pH dei capelli e del cuoio, sapeva di fango. L'odore era poco invitante, il balsamo era un pochino più profumato, mi ha ammorbidito benissimo i capelli, io i capelli li trovo belli dopo, ma gli odori mi hanno lasciato un po' così. Una cosa che mi è piaciuta tanto e che credo che acquisterò, Innersense Eye Create Old. Questo è il gel che mi piace tantissimo, l'ho già utilizzato 2 volte. Lo centellino perché mi è piaciuto proprio tanto. E poi all'interno mi sono trovata di Augustin Bader lo shampoo. Augustin Bader sono quelle marche che sono uscite così nuove che costano una mazzolata solo perché sono usate magari da qualche cantante o da qualche diva o vengono sponsorizzati di qua e di là, non mi attira per niente, ma ce l'ho e lo userò, lo proverò. Io ringrazio Deborah con tutto il cuore, ringrazio voi per il calore che mi date, una bella community di persone gentili ed educate, anime belle. Spero che il video vi sia piaciuto, c'era anche un profumo, ma vedrete in un altro video perché è un profumo meraviglioso che ci tenevo proprio tanto tanto. Iscrivetevi al canale, spolliciate se il video vi è piaciuto. Ciao!